E questa mattina all'Angelus Papa Francesco è tornato a pregare per la pace e per il popolo ucraino e ha ricordato le vittime del tornado negli Stati Uniti in diretta da Piazza San Pietro. Ignazio Ingrao. Sì Maria, in questa quinta domenica di Quaresima Papa Francesco ha raccomandato di non cedere al pessimismo, allo scoraggiamento e alla paura. Anche nei momenti più bui, ha detto Bergoglio, non lasciamo morire la speranza e ha invitato proprio ad affidare a Maria le speranze di pace in Ucraina. Poi il Papa ha ricordato le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e in Siria e le vittime del tornado nel Mississippi. In piazza c'era anche una delegazione dell'aeronautica militare italiana che compie 100 anni e il Papa ha fatto gli auguri alla nostra aeronautica militare e ha incoraggiato a operare sempre per la giustizia e per la pace. Ma ascoltiamo le sue parole. Pauline, a te. Solo la conversione dei cuori può aprire la strada che conduce alla pace. Continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino e restiamo vicini anche ai terremotati della Turchia e della Siria. A loro è destinata la speciale raccolta di offerte che si svolge oggi in tutte le parrocchie d'Italia. Preghiamo anche per la popolazione dello stato del Mississippi colpite da un devastante tornado. All'Angelus Papa Francesco è tornato a pregare per il martoriato popolo ucraino. Il pontefice ha anche ricordato le vittime del terremoto in Turchia e Siria e quelle del tornado negli Stati Uniti. Vi facciamo sentire le sue parole. Cari fratelli e sorelle, ieri, solennità dell'Annunciazione, abbiamo rinnovato la consacrazione al cuore immacolato di Maria, nella certezza che solo la conversione dei cuori può aprire la strada che conduce alla pace. Continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino. Nuovo appello per la pace di Papa Francesco ai fedeli giunti in piazza San Pietro per l'Angelus. Il pontefice ha detto che solo la conversione dei cuori apre la strada che conduce alla pace. Il Papa ha ricordato che proprio ieri, nella solennità dell'Annunciazione, aveva rinnovato la consacrazione al cuore immacolato di Maria, di Ucraina e Russia. Al termine della preghiera mariana, il pontefice ha anche espresso vicinanza ai terremotati della Turchia e della Siria, ai quali è destinata la raccolta fondi che oggi viene organizzata in tutte le parrocchie italiane.